Ok. Oggi abbiamo fatto sgrano sgrano. Sedendo questo progetto abbiamo portato l'expertise che viene da 16 anni di Biblioteca del Grano, questa è la 17ª, che viene da, in qualche modo anche da 20 anni di Palio del Grano a Caselle in Bitteri. Ci stanno delle conservazioni da spighe per utilizzarle sia nelle teche, per documentarle e in qualche modo renderle poi riconoscibili anche lontane dal campo, quindi una qualche pubblicazione. E poi ci sta invece la conservazione delle spighe per tirare fuori il seme per seminare le prossime biblioteche. Diciamo di attuare sempre due metodi, uno che riguarda il mantenimento delle singole varietà e poi sempre sul, diciamo, nell'ottica di costituire delle popolazioni più resilienti, di creare dei miscugli però per specie, cioè per grano duro, grano tenero e anche nel caso del turanico fare un miscuglio di tutti i turanici messi insieme. Questo... Perché fare una biblioteca del grano? Per avere quelle cose che si chiamano restituzioni, cioè qualcosa che ti torna indietro. E che ti torna indietro? Innanzitutto tenendo insieme tanti semi hai tanta diversità e tanta diversità significa tanta possibilità rispetto a questioni di qual è il cambiamento climatico, necessità pure più specifiche, un tipo di farina diversa, ovviamente ogni grano, ogni varietà, ogni granella ha le sue caratteristiche. Ma la restituzione più importante è quella conoscitiva, quella che non si tocca in un modo tangibile, ma che ti dà una restituzione a livello locale di come una varietà si adatta al contesto, al tuo territorio e quindi è una relazione con il luogo essenzialmente, dove i semi sono mutevoli, cangianti, mai fissi, mai stabili, cioè questa idea del seme inamovibile, ecco. L'assioma del grano antico come brand e come parola, una biblioteca del grano in qualche modo lo smonta, o meglio, lo decostruisce. E allora immaginiamoci la biblioteca di libri, tutti scaffalati, ordinati, andiamo e li buttiamo giù. Decostruiamo e riorganizziamo le forme del sapere. Così la biblioteca del grano ci restituisce questa capacità conoscitiva, per cui le caratteristiche genetiche, la struttura, la caratteristica fenologica di una pianta, di una varietà contano, ma conta anche l'adattamento e quindi la epigenetica, la mutevolità, si può dire mutevolità, la mutevolezza, non lo so, il cambiamento, la dinamica, ecco. Che diventa un miscuglio di popolazioni, poi col tempo diventa una popolazione evolutiva, cioè perché interincrociandosi nel tempo, anche questa popolazione diventerà evolutiva, cioè significa che i geni andranno a ricombinarsi continuamente all'interno, cioè le singole spighe, quindi le individualità si uniranno per formare complessità. Ci sono 152 accessioni che riguardano farri, monococco, dicocco, spelta, riguardano segale, riguardano triticale, riguardano orzi, riguardano turanici, riguardano grani duri, riguardano grani teri. Insomma, un grande patrimonio genetico che viene raccolto e riorganizzato per le prossime semine, essenzialmente. La cosa importante nella, diciamo, in tutto l'aspetto dei grani tradizionali è il concetto delle disinonimie e omonimie, per cui noi possiamo avere dei termini uguali ma che poi vengono in areali diverse, in località diverse, rappresentano, diciamo, fenotipi diversi, cose diverse. Per cui bisogna sempre fare riferimento alla località dove vengono, a cui vengono, viene associato quel nome di quel grano. Il nome è sì la possibilità di indicare qualcosa di specifico, ma quello specifico, soprattutto nel nostro contesto appenninico, con piccoli appezzamenti esposti in modo diverso, con suoli diversi, significa veramente poco. E allora, qual è una delle risposte che abbiamo trovato? Sì, conservare questa biodiversità, quindi conservare in purezza queste varietà, ma iniziare a fare i miscugli.
le popolazioni, i cosiddetti miscugli, che era una tecnica che si faceva già qua. Insomma, noi abbiamo trovato traccia orale in anziani di Casella in Pitteri che facevano già il grano mischio, lo chiamavano mischio, erano tante varietà messe insieme. E quindi la biblioteca si rende funzionale per strutturare i miscugli, cioè per mettere insieme fino a 50, 60, 100, 200 varietà di grano tenero e coltivarle insieme in campo e avere delle risposte molto interessanti sia da un punto di vista produttivo, ma soprattutto di adattamento di queste popolazioni alle condizioni di cambiamento climatico. Questa biblioteca ha una importanza fondamentale su due, diciamo, su due fronti. Uno è quello del mantenimento di tutta questa parte genetica che arriva un po' anche da tutte le altre parti d'Italia, anche dal mondo, quindi è una sorta di collezione, una biblioteca vivente, che è una cosa molto importante, il mantenimento costante, perché è la base anche per progetti futuri, anche per l'osservazione, per la didattica, la conoscenza, per la salvaguardia di questa biodiversità. L'altro aspetto che a mio avviso ritengo sia quello anche creativo è attraverso questa fonte, questa grande fonte genetica, avere la possibilità di costituire anche attraverso i miscugli delle forme diverse che sono quasi partecipative fra tutte queste spighe, con l'obiettivo di creare nuove popolazioni, cioè quello che l'uomo ha fatto nel passato lo dobbiamo ridisegnare e riproporre, diciamo, nell'attualità. Penso che i due aspetti sono quello della tradizione, quindi la conservazione, tradizione, repertorizzazione, che è il compito quasi di una biblioteca, cioè quasi un aspetto di tipo archivistico, però è un archivio vivente, e la possibilità poi di avere invece un aspetto innovativo, creativo, cioè vediamo come utilizzare questo materiale anche per non solo generare complessità biologica, ma anche possibilmente poi per generare delle filiere, per esempio, quindi anche generare economie. Quindi mantenere tradizione e innovazione insieme. Si vogliono costituire miscugli con tutte varietà intermedie? Bene. Con tutte varietà mutiche? Bene. Con tutte varietà rosse? Va bene. Con tutte varietà aristate? Alte e basse? Cioè, insomma, ecco, ibridi e popolazioni locali? Cioè c'è un mondo dentro, è una possibilità che è una restituzione, ovviamente non nell'immediato, occorre tempo in agricoltura, chi ti dice ho trovato la soluzione, insomma occorrono decenni, perché il processo di adattamento, soprattutto stando alle condizioni di cambiamento a cui andiamo incontro, ci chiede una necessità di sedimentazione, occorre un processo lungo. In questa logica 17 anni di biblioteca adesso iniziano ad essere una formulazione pure più concreta, unitamente al fatto che abbiamo comunque un mulino e che possiamo correlare queste due dimensioni, quella agronomica e quella artigiana.